Allora, un mio personalissimo consiglio non richiesto al DJ del matrimonio dove andrà Nasso e che è la pietra angolare delle lezioni di vita di questa settimana. Se c'è un DJ, perché altrimenti ce n'è uno disponibile, no, qui, eh. No, questa qua a un certo punto va messa. Ecco. Sentila qua. E tutti insieme! Tequila! Grazie voi due, grazie. No, tutti insieme, è vero, tutti insieme. Vabbè, ma non tutte le ciambelle riescono col buco, caro Facco, e lo sa bene anche il nostro Nasso, il giovane che viene a prendere lezioni di vita qui a Econo, per esempio, ogni settimana il mercoledì. Oggi addirittura gli abbiamo riservato il prime time della trasmissione, cioè gli ultimi 20 minuti. Cari ascoltatori, lui ha bisogno delle vostre lezioni di vita sul tema il matrimonio, il primo a cui sono invitato da un amico e non come bamboccio con la famiglia. Allora, ricordiamo che il matrimonio ha i parametri standard di un amico non molto importante, ma neanche di quelli che vede una volta ogni tanto. No, un amico medio. Non molto, cioè nel senso, non molto importante. No, sì, hai ragione, scusa. Molto intimo. Bravo che mi correggi. Quindi non l'amico della vita, non un amico che sei quasi un testimone, ma insomma comunque un amico che ti invita al matrimonio. Ah, è arrivata la Barza che no, ho visto. La Barza che noissimo, proprio. Domani non possiamo leggerla, ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Poi che altro? Devi fare il regalo, devi capire come cacchio vestirti, eccetera, eccetera. Allora, quindi per le lezioni di vita, al primo matrimonio a Nasso, in diretta 0233 001 001, via sms 331 6214013. E arrivano già dei consigli. Arrivano già, li leggiamo subito. Poi andiamo con brano, canzone. Arrivano anche delle telefonate, però. Guarda, io non so. Io la prendi. Non so perché. No, l'ha messo giù. Vorrei dare dei consigli a Nasso. Ok. Siamo qua apposta. Ma ero già ubriaco agli aperitivi a tutti i matrimoni a cui ho partecipato. Grazie. Compreso il mio. Non è. Questo è un sms, eh? Ecco, Nasso, non fare così. Ci scrive Al, che potrebbe essere Alberto o Alessandro. Alessio. Nasso, basta che non ci provi con la sposa, per il resto vale tutto. E come si fa a riconoscere la sposa? È vestita di solito, è vestita di bianco. Se è giovane, di solito è vestita di bianco. Se è un po' più vecchiotta, perché magari si è sposata, va molto il fucsia, alla nostra età, tipo, esatto, ed è vestita di bianco, fa ridere i polli, quindi che sia vestita di un altro colore. Per Matteo, vestiti la mia lezione di vita. Ragazzi, mettete lezione di vita, sì. Fatevi appunto anche maestri del nostro giovine. Per Matteo, vestiti come ti piace. Non concordo. Porta un regalo generico per la casa. Non concordo. E scappa se puoi da questa trasmissione. Questa poi decidi. Beh, adesso pronto. Pronto, sono io. Oh, sì, ciao. Ciao, bella. Un paio di consigli per il vestiario: la camicia bianca. Bianca. Ok, non c'è di meglio. Ascolta, senza maglietta della salute sotto, però. Perché assolutamente no. Okay. Assolutamente no. Basta che se hai un po' di pelo che esce, fatelo. Taglia, via, ok. Sì, beh. E poi secondo me un bel vezzo è sempre avere una componente del vestiario piuttosto originale. Scarpe fluo? Bizzarra. Ah, per esempio, che ne so, le scarpe bicolor bianche e nere da jazzista, qualcosa di strano. Ok, oppure una cravatta con sopra delle tigri. Per esempio. Senti, la busta. Mamma mia, le buste. Le buste alla fine in questo periodo sono le cose migliori. Vero? Ma quanto? Ricordando che sono studente. E lo fa da solo, lo fa da solo il regalo, quindi quanto? Allora, secondo me è una centa. Esatto. Meno di 100 non andare al matrimonio. Meno di 100 no, anche perché trafissa. Secondo me poi, se bisogna essere così prosaici, gli sposi fanno conti per il ristorante intorno ai 100 euro a invitato, per cui è il giusto valore. Grazie. Bravo comunque tu, molto saggio, molto grazie. Esperto. Ciao. Ci chiedono se l'amico di Nasso che si sposa è Pero. Anch'io lo volevo. No, non è lui. Carla, non è Pero, sei ancora in tempo a sposarlo tu, sta serena. Pronto? 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 Sì, ciao. Ciao. Eila.
Allora, ma vai con amici o sei praticamente da solo? No, vado con amici, fortunatamente. Allora siete il centro della festa, ragazzi. Se lui è un po' giovanino, se non tenete su quell'ambiente è un disastro. Quindi c'è una certa responsabilità. Allora, attenzione però, perché bisogna dare dei limiti a quello che probabilmente sarà il tavolo più simpatico di tutto il matrimonio. Esatto, scherzi sì, ma quali? Allora, ti spiego, tavolo più simpatico di tutto il matrimonio. Io mi ricordo un tavolo degli amici del calcetto dove all'aperitivo è già partita la gara dei rutti. È francamente un po' eccessivo, no? Eccessivo, va bene. Però tieni conto che io vengo da un'esperienza in cui a tutti i matrimoni dei miei amici e i miei amici al mio matrimonio abbiamo fatto la foto con la sposa col culo di fuori, quindi non è che sono un vero maestro di vita, cioè lo sono, ma sui generis, ne approfitto, diciamo così, ne approfitto per chiederti qual è il limite in cui capisci che devi smettere di bere. Quando perdi conoscenza, credo. Senti una cosa, sai che il vero maestro lezioni di vita qua, scusami, non sei tu, ma è la sposa, sì, che ha permesso che gli amici dello sposo facessero le foto con il culo di fuori. Le spose, tutte. Io sono stato l'ultimo a sposarmi, ce l'ho, e sì, tradizione assoluta. Oh, beh, hai sposato una... Una è stata esposta anche di foto, è stata esposta anche al tanto nella vettina del fotografo del paese. No, al MoMA no, dai, però è stata riconosciuta come artistica. Insomma. Beh, in effetti. Grazie, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Quindi, Nasso, capito, hai anche... un po' di responsabilità da condividere con gli amici, insomma. Quindi anima della festa? Un po', qualche scherzetto magari si potrebbe fare. Ecco, magari quella la carota con i due pomodori alla no. Sposa no. No, ma magari no. Ecco, un'altra roba che va molto nella bergamasca, sono un po' così, come dire, un po' emozionato nel dirlo. Nella bergamasca vale molto la torta pere al cioccolato. Pere e cioccolato, ti prendono un vasino da notte per gli anziani, e lo riempiono di pere e cioccolato, simulando che sia una roba schifosa, una deiezione. Mamma. La danno alla sposa dicendo: quando invecchiate sappi che tu dovrai pulirglielo, l'anziano marito. Dario giustamente ti dice: Nasso, devi lavare l'auto, cioè andare con la macchina pulita, e importantissimo controllare che il clacson spacchi di bestia. Aspetta che non t'ho chiesto cosa molto importante: chiesa o comune? No, chiesa. Chiesa, allora, riso amaro. Sì, beh, riso amaro. No, la domanda è questa qua: secondo voi vale star fuori? Cioè, io, matrimonio in chiesa è accaparrarsi assolutamente il posto vicino a dove poi passa la sposa con il padre sotto braccio, in modo che ti vedano, però molto vicino contemporaneamente all'uscita. Passa la sposa, neanche che arriva all'altare, via subito, bar davanti alla chiesa, da che mondo è mondo. Due prosecchi subito. Prosecco Gazzetta, prosecco Corriere della Sera, prosecco e Sport Week di solito, o allegato al Corriere. A quel punto è prosecco e... Senza pro, rimani secco a quel punto. L'ultima volta, uno dei miei ultimi matrimoni, sono dovuto uscire anch'io dalla chiesa perché anche per uno come me bestemmiare lì era troppo. Sono dovuto andarlo a fare fuori per via della predica inaccettabile. Pronto? Pronto? Pronto, sono io? Sì, ciao. Sì, ciao, ma avete rubato un po' le parole di bocca. Bar davanti alla chiesa? Sì, bar davanti alla chiesa. Sì, io vabbè, mi sono sposato 3 anni fa, è stato un delirio generale. Tu sei uscito dal tuo matrimonio? No, però 5-6 miei amici sono stati proprio al bar di fronte e poi è successo un casino, nel senso che alcuni di questi sono poi arrivati al ricevimento e hanno creato il delirio totale. Perché erano già ciuchi? Sì, erano in fronte. Quindi possiamo volgere a lezione di vita il tuo aneddoto dicendo... Sì. Non esagerare, soprattutto quando tutti gli altri sono ancora sobri. Sì, perché se poi ci siamo sposati in chiesa, vabbè, mia moglie ci teneva abbastanza, io non particolarmente, però alla fine... Scusa, tu confermi vero che tanto quello che conta è che sia felice lei? Penso di sì, sì, diciamo. E poi vabbè, alla fine un'altra cosa che purtroppo c'è stato un intervento anche dei carabinieri alle 2 di notte, hanno interrotto la musica, la peggiore... Ti sentiamo male. Abbiamo capito il dramma. Ciao, aspetta un attimo, di solo sì o no? Cravatta? Per una volta sì. Ciao. Perché ti spiego, gli ascoltatori di SMS si stanno schierando. Cravatta farfallina? Come una...
come una testuggine contro la cravatta, come una testuggine spartana, come una che non è una testuggine povera, sì. Non una testuggine, non so, di un falegname, è una testuggine cosa? L'altro SMS. Nasso, va tutto bene, l'unico consiglio, no cravatta. Vi dico solo che in Puglia c'è un paese dove durante il matrimonio si aprono le buste dicendo al microfono nome e cifra. Paura. Bello, bello, bello. Un grande popolo, il popolo pugliese è un grande, grande popolo. Ragazzi, mi state facendo venire paura. Io mi sposo tra 100 giorni esatti. Spero nella clemenza degli amici. Tanto è matrimonio civile e la sera buffet. Max, però, se avessi le palle, inviti Nasso. E infatti, perché sarò rodato. Non è questo il matrimonio? No. È un altro. Po' prima. Sentiamoci un pezzo dei Mellow Mood. Sì, dai, prendiamo fiato, poi continuiamo con le vostre lezioni di vita. Subisce Nasso. Oddio, abbiamo messo i Mellow Mood 2 minuti prima di mettere la sigla finale firmata dai Mellow Mood. Ma sai perché questo? Perché oggi la scaletta era particolarmente creativa. Oggi era scritta molto grossa la scaletta. mi piace il carattere corpo 54 usato da Davide Facchini, non facciamolo sempre. Non è una battuta. Ci scrive Veglia per le lezioni di vita scritte di porcate con rossetto rosso sulla macchina degli sposi, compito del testimone dello sposo. E poi aggiunge, secondo me a questa Facchini piace un sacco. Nino, mi piace invece molto di più riempire i palloncini, insomma gonfiare i palloncini da farina? No, gonfiare i palloncini d'aria durante, insomma, durante la messa da attaccare al classico maggiolone degli sposi o comunque la macchina degli sposi per quando escono. Perché? Perché lo fai con l'elio e sai lì le grasse risate a fare la voce alla elio. 0233 001 001, ancora un paio di minuti di chiamate e consigli, lezione di vita per Nasso. Pronto, ciao. Due, sì. Primo, allora la busta con i soldi per il pizzo della sposa fatta con banconote da 50 euro fotocopiate a colori e abbastanza stropicciate, poi bisogna dirglielo, però fai una figura di merda se non ti prepari la busta di riserva, una specie di autogol, vabbè. No, glielo fai, ci metti dentro 700-800 euro, fai vedere, poi tutti quanti e poi però poi glielo dici. E seconda cosa, sì, il riso ci vuole un livello minimo di spiritosaggine e di elasticità degli sposi, mica da ridere. Sì, seconda cosa, sì. Il riso bisogna farlo bollire per tirarlo bene, se non si attacca ai vestiti. Deve essere un riso, non un arborio, un Roma, un riso abbastanza come si chiama, cioè che non c'è nella cottura, bollito mezz'ora, non lavato prima, e poi si attacca molto meglio ai vestiti. Perfetto, va bene, ok. Ciao, grazie. Ciao. Il mio SMS preferito della giornata. Dai. Se sei amico dello sposo, devi fare a botte con gli amici della sposa. Scherzi alla festa assolutamente ammessi, ma la casa degli sposi è off limits. Lasciamoglielo godere questo matrimonio. Questa è Sara, anche qui avrei delle robe da raccontare che no. E poi ancora, un nostro amico volontario sposa una catechista. Noi andiamo con 3 ambulanze davanti alla chiesa e quando uscirono mettemmo le sirene a palla. Un disastro. I bambini del corso di catechismo iniziarono a suonare flauti e chitarre, ma dopo un minuto smissero atterriti. Con la mamma della sposa che implorava di smettere. Mio Dio. Mai messo la cravatta neanche al mio matrimonio, fate schifo. Cravatta eccentrica, occhietto lucido da giungla di Bianchini, commento intellettuale sulla predica, uscita plateale dalla chiesa, finire al tavolo con l'amica ottima della sposa c'è sempre. Per intenderci quella che ti ritrovi a fianco fino a tardi e sbiascica prima lei di te. Sì, ma si potrebbe andare a citare una bella scena, anche se un po' volgarotta, di 4 matrimoni e un funerale, potrebbe essere la citazione che no. Sì, e quindi ne fai un pezzetto. Ciao, mi chiamo Mary, non farmi bere troppo. La potete andare a beccare su YouTube quella lì, però bella quella scena lì. Bella Matteo, almeno 100 euro di mancia e vestiti bene, boccerei la camicia bianca. Se hai il vestito nero grigio fa molto brutta, no? Comunque, allora, se sei da solo a fare il regalo, 100, sì, sotto i 25 anni, no... prima di laurearti 100 euro, dopo laureato 150, va devi bene. Darne. Sì.
E direi che abbiamo concluso, sì, perché il tempo scade, quindi però hai acquisito un know-how abbastanza corposo. Assolutamente sì, avremo modo comunque di trovare altri argomenti su cui mi potrete aiutare a crescere. Sì, ti aiuteremo con la Ilunga, caro il nostro Nasso. Va bene, ricordiamo che Nasso questa sera è in giro, vogliamo dire che cosa farai questa sera o non si può dire? Passerò. Sono così indie DJ set? Passerò. Passerai, va bene. È diventato Bordeaux, guardalo. Sì, è una roba. Ciao, grazie. Non si può vedere. Ciao. La torcia umana qui in studio con noi. A domani.